State attenti, che non ci siano qualcuno un po' svelto o troppo furbo che vi dica che si deve pagare. No, la salvezza non si paga, la salvezza non si compra. La porta è Gesù, e Gesù è gratis. Dopo aver aperto domenica la porta santa di San Giovanni al Laterano, celebrazione che nel mondo ha coinciso con lo schiudersi di altre porte della misericordia, Papa Francesco si è soffermato nuovamente sul senso del giubileo straordinario. Durante l'udienza generale in piazza San Pietro, il pontefice ha approfondito in particolare i segni di questi 12 mesi di grazia. Anzitutto la porta santa, segno dell'accoglienza che Dio stesso ci riserva e che ci deve invitare a spalancare anche le porte del cuore per portare a tutti l'amore e la misericordia del Padre Celeste. Però la misericordia e il perdono non devono rimanere belle parole, ma realizzarsi nella vita quotidiana. Amare e perdonare, ha detto Papa Bergoglio, sono il segno concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di esprimere in noi la vita stessa di Dio. Un altro segno importante del Giubileo è la confessione, che permette un'esperienza diretta di Dio che perdona tutto e comprende anche i nostri limiti e le nostre contraddizioni. Di qui l'invito a procedere con coraggio nella vita, sostenuti da un amore infinito, e a farlo anche nella ricorrenza dei 50 anni dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha contemplato e presentato la Chiesa alla luce del mistero della comunione. Per portare Lui e il suo amore.